cercheremo di fare comunque del nostro meglio. Allora, io per trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, in realtà ho quattro trasmissioni preparate e non sapevo quale trasmissione prendere. Allora, praticamente mi organizzo in questo modo. La prima parte della trasmissione farò un po' di rassegna stampa che è stata un po' lasciata indietro in tutto questo tempo, in tutto questo periodo, proprio per dare spazio ad altre cose. E nella seconda parte della mattinata, in mattinata comunque c'è, cioè in questa trasmissione, prenderò un pezzo di Walter Otto, che Walter Otto è un analista degli antichi dei della Grecia, ed è uno di quei personaggi che introducono proprio le divinità greche e il divino della Grecia antica proprio nell'epoca moderna, cioè è uno degli ultimi grandi interpreti del paganesimo, uno degli ultimi, perché in realtà si annoverano moltissimi in questi ultimi tempi. Però Walter Otto ha una particolarità, ha la particolarità di leggere un po' la visione degli dèi della Grecia antica dal punto di vista della religione, cioè dell'uomo religioso, cioè l'uomo che si lega al mondo. E la particolarità di Walter Otto, che voglio leggervi più tardi, verso le ore 16, diciamo, le ore 16, un po' prima, fa parte della visione della morte, cioè la visione della morte, la visione della vita oltre la morte, vista dai greci, che è un lato oscuro, cioè nel senso che solo la stregoneria riesce a comprendere questo tipo di visione. E Walter Otto ne ha compreso, cioè ne ha messo insieme tutta una serie di elementi, anche a livello razionale, anche a livello discorsivo, che ci permettono di fare il discorso proprio del paganesimo, un discorso fondamentale del paganesimo in relazione agli dèi, la vita e la morte, che è fondamentale proprio per capire anche una delle differenze chiave che c'è fra il paganesimo, la religione pagana politeista, e le religioni monoteiste. È importantissimo che noi leggiamo questo pezzo. In realtà mi terrò anche abbastanza tempo per far questo. Nello stesso tempo ho problemi, nel senso che ho una trasmissione da fare in relazione anche alla visione degli dèi antichi. È un discorso che ho già mandato in lista e che è relativo ad Ares, ma che va a legare sia la visione di Hillman sul un terribile amore per la guerra, e la visione di Walter Otto rispetto ad Ares, che hanno una visione, non dico sbagliata, ma orrenda di Ares, ma non perché non capiscano che cosa sia Ares, ma perché collocano Ares, Marte, praticamente il cosiddetto, quello che i monoteisti chiamano il dio della guerra, all'interno di una visione monoteista, e proiettano una visione monoteista sul paganesimo. Anche questo, ho già mandato in lista una buona parte di pezzi relativi a questo lavoro, una lista paganesimo, una main lista che abbiamo su Yahoo. E non so se farla questa sera, incominciare stasera il discorso sulla contemplazione, cioè sulla pratica della stregoneria della contemplazione. Nello stesso tempo mi sono arrivati tutta una serie di articoli nuovi, di questi ultimi periodi, che confermano ancora una volta la necessità del crogiolo dello stregone. Per cui sono un po' imbarazzato, perché ho talmente tanti materiali che mi sto in realtà perdendo all'interno. Pertanto, questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, prendetela per ciò che è, perché io effettivamente ho dei problemi notevoli per la quantità di materiali che ho a disposizione. Però cominciamoci un attimino adesso, intanto per iniziare, un po' di rassegna stampa. Rassegna stampa che abbiamo tralasciato in questi ultimi tempi proprio perché c'erano altre cose più importanti da fare. Uno degli episodi più grossi che c'è stato in questo periodo, anche a livello nazionale, a livello internazionale, è stata la vicenda della Banca d'Italia, la vicenda Fazio, no? E la vicenda Fazio, no? È stata una vicenda importantissima, nel senso che ci ha messo in luce un aspetto della finanza
che si conosceva, cioè si è sempre visto da Loyola a Marcinkus a tutto quello che è stato la P2, diciamo così, degli anni 80, ne abbiamo viste, di cotte e di crude, e ne stiamo vedendo un replay, ne stiamo rivedendo una riproposizione proprio in questi ultimi periodi all'interno della vicenda Fazio. Che cosa si tratta? In pratica, quando qualcuno pensa alla Chiesa Cattolica come un'organizzazione religiosa, sbaglia. La Chiesa Cattolica non è un'organizzazione religiosa. La Chiesa Cattolica è un'associazione a delinquere che fa degli affari e maschera su essa associazione a delinquere come associazione religiosa. All'interno della Chiesa Cattolica si muovono chiaramente tutta una serie di congreghe specifiche, tutta una serie di sottoorganizzazioni, fra i quali una delle più feroci che conosciamo è l'Opus Dei. L'Opus Dei, sulla quale gli organi inquirenti hanno tentato più volte di mettere in atto delle inchieste, ma hanno dovuto fermarsi quando lo Stato ha richiesto al Vaticano la posizione dell'Opus Dei. Il Vaticano ha detto che fa parte della prelatura personale di Wojtyla. Allora, prelatura personale di Wojtyla, sulla quale praticamente è stata considerata questa dichiarazione come una dichiarazione esaustiva di quello che erano le richieste della magistratura del ministro degli interni. Il problema grosso è che l'Opus Dei lavora effettivamente a livello mafioso, cioè ha i suoi addentellati come persone all'interno delle strutture dello Stato, di tutti gli Stati. Ultimamente si è scoperto che un ministro inglese faceva parte dell'Opus Dei. E una delle cose che hanno all'interno dell'Opus Dei, una delle regole che hanno l'Opus Dei, è quella di favorire i propri associati. Nel senso che chi riesce ad avere dell'Opus Dei una carica politica, una carica amministrativa, una carica di interesse sociale, deve usare quella carica per favorire i propri associati, cioè per favorire altri membri dell'Opus Dei. Capite bene che quando si fa un'operazione del genere a livello vaticana, significa riuscire a piazzare decine e decine di personaggi in posti chiave, e significa nello stesso tempo che un'organizzazione come l'Opus Dei attrae tutti quei carrieristi che vogliono far carriera attraverso scambi di favore. Si tratta in realtà di relazioni mafiose pure e semplici. E un esempio l'abbiamo avuto nella vicenda Fazio. Quanto l'Opus Dei sia dentro alla vicenda Fazio è difficile dire. Ci sono tutta una serie di articoli che sono usciti fuori sui giornali che parlano appunto dell'attività dell'Opus Dei proprio in relazione alla vicenda Fazio. Però quello che è interessante di tutta la vicenda è che Fazio ha sciacallato la struttura economica italiana, cioè ha favorito delle scalate a delle banche, a delle operazioni finanziarie, partendo dal proprio organo che è la Banca d'Italia, cioè partendo dalla propria posizione di Banca d'Italia. La Banca d'Italia, come molti organi che esistono in questo paese, sono degli organi di garanzia. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono quegli organi che hanno dei privilegi rispetto al Parlamento, rispetto alle strutture politiche, rispetto alle strutture elettive, che sono quello di essere inamovibili. Cioè, è come per esempio Corte Costituzionale, è un organo di garanzia. Stessa Corte di Cassazione assume sì organi giudiziari, ma è anche una questione di garanzia a livello nazionale. La Banca d'Italia è un'organizzazione di garanzia a livello economico. Cioè, mentre la Corte Costituzionale è un'organizzazione di garanzia per quanto riguarda l'applicazione della Costituzione in ogni provvedimento legislativo, la Corte di Cassazione è in sé un organo di garanzia affinché la legge sia applicata in modo uguale su tutto il territorio nazionale. Così la Banca d'Italia dovrebbe essere un organo di garanzia affinché le operazioni finanziarie si svolgano in assoluta trasparenza.
e questo vale per la Consob e vale per tutta una serie di organi. In tutti questi organi di garanzia metterci le mani è praticamente una cosa abbastanza grave, cioè in realtà non si potrebbe assolutamente metterci le mani. Qualcuno tenta di farlo e sappiamo che quando qualcuno tenta di mettere le mani su organi di garanzia significa che è in atto un vero e proprio colpo di Stato. Lo so che il termine colpo di Stato è improprio, però stiamo a quei livelli, insomma, in pratica viene distrutta quella che è la struttura sociale sulla quale si basa questo paese. Il problema è che piazzare i propri uomini all'interno di organi di garanzia e svilire questi organi di garanzia facendoli partecipare a cose che loro dovrebbero invece controllare, cioè dovrebbero essere staccati da quelle cose, è di una gravità enorme. Quando la Banca Europea ha detto che sì, Fazio ha rispettato le leggi, però ha violato lo spirito della legge, in realtà sta dicendo una cosa di una gravità enorme, cioè non è che vabbè hai rispettato la legge o sei a posto, no, hai fatto una cosa di una gravità enorme, cioè hai tolto alla legge il suo spirito, cioè tu praticamente hai negato la possibilità di applicare lo spirito morale della legge, gli intendimenti per cui la legge è stata applicata, cioè praticamente tu hai partecipato, se vuoi indirettamente, poi non ha importanza, poi questo ci penserà la magistratura, ma hai partecipato moralmente a delle operazioni finanziarie alle quali tu dovevi essere estraneo e tu dovevi garantire l'imparzialità, perché quelle operazioni finanziarie non sono roba dei padroni, ma sono un patrimonio della società, e una società si regge all'interno di equilibri proprio perché i suoi organi di garanzia funzionano. Se gli organi di garanzia diventano organi di partecipazione, diventano organi che tramacciano, se la Corte Costituzionale, anziché mettersi a decidere sulle leggi, comincia a fare le leggi, qui andiamo fuori di testa. Cioè mettiamo in pericolo l'intera struttura sociale. Ed è esattamente questa una delle operazioni che vuole fare l'Opus Dei. L'operazione che è stata fatta sulla fecondazione assistita ad opera del Parlamento, voluta della Chiesa Cattolica, è stata un'operazione di disarticolazione del sistema sociale, lo so che è stato il Parlamento a fare le leggi, lo so, però stiamo vivendo in una situazione dove gli stessi parlamentari stanno diventando dei veri e propri strumenti conto terzi, ed è una sensazione a livello di massa, cioè a livello generale, in cui stiamo perdendo tutto quello che avrebbe dovuto essere l'onorabilità del Parlamento. Cioè, noi stiamo assistendo proprio a un crollo di quello che è la struttura etica, la struttura morale, anche nella stessa apparenza, cioè anche nello stesso modo di esporsi. La legge, per esempio, che è stata fatta sul falso in bilancio è di una gravità enorme, cioè significa praticamente avallare tutti i falsi in bilancio, cioè tutti i falsi in bilancio diventano, non dico legali, ma diventano non punibili qualora abbiano certe caratteristiche, e che vuol dire che quei falsi in bilancio potranno essere fatti senza che vengano puniti. E siccome i termini di prescrizione diventano molto brevi, significa che qualunque finanziere con un minimo di testa può fare falsi in bilancio senza ricorrere alle maglie della giustizia. Ciò che invece negli Stati Uniti per falsi in bilancio vai dentro 20 anni di galera. Perché? Perché il falso in bilancio non è un reato ad persona, ma è un reato che mette in pericolo l'intera nostra struttura sociale. Cioè il falso in bilancio in realtà significa che se io voglio investire dei soldi, non li investo perché quei bilanci possono essere falsi. Cioè nessuno mi garantisce più che i bilanci di quell'azienda siano veritieri. Quando a me la banca mi ha proposto di investire quei 4 soldi che ho in banca, gli ho detto: cocchi belli, Cirio, Argentina, Parmalat, truffe, legge sul falso in bilancio, voi i miei soldi non li toccate. Cioè, i miei soldi stanno sul conto corrente.
Cioè, io mi rifiuto di usare una sola lira per qualcosa che una banca mi propone, ma qualunque banca, perché chiaramente siamo arrivati al punto dove truffare le persone diventa lecito. Se prima era illecito truffare le persone e le persone venivano truffate lo stesso, figuratevi adesso dove praticamente con la legge sui falsi in bilancio abbiamo la possibilità di truffare le persone. Ma chi ve lo fa fa? Di usare i vostri 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milione di euro per investirli e avere qualche soldino in più, cioè qualcosa in risparmio, in un'operazione, quando non avete nessuna garanzia che quell'operazione può essere portata a termine. E ci sono molte probabilità che non portiate nemmeno a casa il capitale che avete investito. Cioè, a voi chi ve lo fa fa? Cioè, guardate, è una situazione veramente atroce. Cioè, noi viviamo praticamente, con questa legge sul falso in bilancio, noi viviamo in una società dove la certezza del diritto è stata menomata. Noi non sappiamo più se quella persona che fa il finanziere ci sta vuole i nostri soldi o sta facendo un'operazione onesta. Cioè, noi a questo punto non abbiamo più nessuna garanzia. Cioè, ed è una cosa, e questa è un'operazione voluta e fatta proprio dal Vaticano. Perché? Perché le persone devono vivere nel terrore, devono vivere nell'incertezza, non devono vivere sotto una legge certa. Cioè, quando noi abbiamo nei tribunali attaccato dietro il magistrato o davanti al magistrato che sta giudicando, oppure sul tavolo del magistrato, il cartello con su scritto la legge è uguale per tutti. Signori miei, è un principio fondamentale questo. Però se questi mettono le mani sulle leggi e decidono che la legge è uguale per Tizio Caio Sempronio e non per Tizio Caio, e noi siamo in una situazione veramente tragica, ma veramente tragica. E lo so benissimo che esistono dei modi diversi fra chi percepisce la legge e chi la legge la fa. Però è questo che è stato combinato nel sistema sociale in cui viviamo. Cioè, quando la legge viene trasmessa in questo modo è di una gravità enorme. E in più tenete presente un'altra cosa, che nel nostro sistema sociale, proprio per volontà del Vaticano, proprio per volontà del cattolicesimo, proprio per l'ideologia cristiana, ai bambini a scuola non viene insegnata le leggi, non viene insegnato il codice penale, non viene insegnato il codice di procedura penale, non viene insegnato il codice civile del sistema giuridico, ma vengono insegnati i principi morali cattolici affinché i magistrati possano truffare le persone usando le leggi ad hoc. E il sistema sociale sta complicando continuamente e sedimentando continuamente nuove leggi e nuove disposizioni proprio per lasciare i cittadini disarmati davanti ad organizzazioni che sono terrifiche. Io ho 50.000 appellativi con cui definirle, tipo l'ordine degli avvocati, tipo l'ordine dei giornalisti, i quali stanno lavorando per destabilizzare l'intero nostro sistema sociale. Cioè, ci troviamo in una situazione veramente atroce. Quando per esempio in un'intervista, adesso mi sembra che sia stato il TG3, una persona diceva a un giornalista, adesso mi ricordo solo la scena, non mi ricordo i personaggi che erano in corso, guarda, fa che Tizio, il signor Andreotti, non è stato assolto, ma è stato condannato, perché Andreotti è stata dichiarata la prescrizione del reato. E la prescrizione del reato è una condanna, non è una soluzione. Significa che il signor Andreotti è stato un mafioso. E il giornalista che riceveva questa informazione dall'altro era estremamente imbarazzato, perché quel giornalista sapeva benissimo che Andreotti era stato condannato perché era stato un mafioso. Ma quel giornalista aveva avuto l'ordine probabilmente di nascondere quella notizia, e trovarsi l'intervistato in diretta che faceva un'affermazione del genere lo lasciava col culo scoperto. Cioè, siamo praticamente in una situazione dove il senso morale, il senso della giustizia, il senso civile dell'uomo che partecipa alla situazione sociale è effettivamente in pericolo, e lo è
proprio per attività del cattolicesimo. Quando c'è un Cacciari che discute col terrorista a scuola, come se il terrorista a scuola non stuprasse bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e siamo proprio alla rivoltare tutti quelli che sono i principi della società civile. Cioè, noi siamo davanti non a una legge che è uguale per tutti, ma a alcuni soggetti che si sottraggono alla legge per fare i loro porci comodi. Ed è grave, gravissima la situazione. Ed è un'operazione che stanno portando avanti i cattolici in maniera pesante. Fazio, se fosse, avesse fatto quello che ha fatto negli Stati Uniti o in altri paesi, l'avrebbero fatto, cioè sarebbe già in galera. Ricordatevi questo. E invece cosa ha fatto Fazio? Ha invocato la persecuzione religiosa. Ha detto: noi cattolici che siamo perseguitati. Casini non va colpito perché è cattolico, ma cresce il fronte delle dimissioni. La Repubblica, 11 settembre 2005. Nella chiesa bunker per la figlia suora, il governatore fa sapere che non lascia. La Repubblica, 5 settembre 2005. La finanza cattolica è sotto attacco. Ora rischiano Capitalia e Intesa. Avete soldi in Capitalia e Intesa? Beh, cercate di tirarveli via tutti quanti, eh? Perché la cosa è effettivamente grave, ma veramente grave. E perché tutto questo? Il Papa: pensate a fare figli senza dimenticare Dio. Il Vaticano va in soccorso di Fazio. Attacchi pesanti e inopportuni. Giovedì 8 settembre 2005. Fazio, a livello internazionale, è stato completamente isolato. Ma perché è stato isolato? Perché Fazio ha messo in crisi il sistema finanziario italiano. E a livello internazionale l'Italia comunque ha 50 milioni di consumatori, ha 50 milioni di persone che fanno girare soldi e che fanno funzionare l'economia mondiale. Anche se la Cina e l'India stanno avanzando pesantemente, anche i paesi dell'est, comunque l'Italia è un mercato importante per la stabilità del mercato finanziario internazionale. Fare quello che ha fatto Fazio in Italia significa mettere in crisi l'intera struttura finanziaria internazionale. Fazio a New York è stato isolato da tutti i banchieri. Rifletteteci su questo. E questo soltanto perché il Vaticano sta tentando di mettere le mani sulla struttura economica italiana al fine di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ed è di una gravità enorme. Cioè, noi stiamo rischiando di mettere in discussione il nostro sistema sociale, la nostra società, il nostro modo di relazionarsi con gli altri, perché il Vaticano è terrorizzato dal fatto che in Italia succeda ciò che è accaduto in Spagna e ciò che è accaduto in Francia, perché praticamente il Vaticano ha dichiarato guerra alla società civile italiana. E ricordo ancora che sta ancora tenendo banco ed è sta girando in maniera pesantissima il fatto che Ratzinger è stato considerato colpevole di stupro di bambini, è stato considerato colpevole di avere protetto ed essere mandante di stupro dei bambini. Cioè, la dichiarazione statunitense con cui è stato chiesto ai magistrati di non procedere nei confronti di Ratzinger in quanto diventato capo di Stato, cioè, è una condanna a Ratzinger in quanto responsabile di stupro dei minori. E ci troviamo davanti a una situazione abbastanza pesantina su questo. Cioè, noi dobbiamo anche chiederci questo: noi fino a che punto vogliamo che questo nostro sistema sociale continui a svilupparsi, continui a praticare i propri principi etici e morali? O fino a che punto non ce ne frega niente di questi principi etici e morali e vogliamo finire in una situazione sociale come quella irachena? Cioè, noi dobbiamo anche rifletterci su questo, perché
a dire oggi questo non è importante, questo non è importante, questo riguarda solo poche persone, quest'altro non è importante, riguarda poche persone. Noi stiamo perdendo quello che è il senso della società civile, noi stiamo perdendo il senso della visione del futuro. Abbiamo una notizia dalla Repubblica del 23 settembre 2005. Il Vaticano dice basta ai gay in seminario. In pratica, linea 2 del Vaticano, niente seminario per i gay. In pratica, cosa sta facendo il Vaticano? Al Vaticano interessa continuare l'attività di pederastia, ma gli interessa colpire delle persone che ha sempre colpito, in questo caso i gay. I gay e la pederastia non c'entrano, cioè sono due cose assolutamente diverse. Ma al Vaticano gli interessa colpire gli omosessuali, perché? Perché in Spagna hanno avuto una serie di diritti, hanno avuto una serie di diritti in Germania, hanno conquistato una serie di diritti in Francia e il Vaticano ha compreso che i diritti civili sono quelli che stanno mettendo in discussione il suo potere di stupro, il suo potere di stupro dei minori. E allora li colpevolizza, allora sta tentando una campagna di colpevolizzare i gay per salvaguardare il suo diritto di stuprare i bambini. Per cui non una lotta affinché si cessi lo stupro dei minori, perché vi ricordo che lo stupro dei minori fatto dai cattolici è imitazione di Cristo. Pertanto l'imitazione di Cristo non può essere toccata, perché è un elemento fondamentale dell'ideologia paolina, che è il fondamento del cristianesimo. Cioè il cristiano è chiamato follia del mondo proprio perché imita Cristo, e in effetti sarebbe il delinquente del mondo ad essere chiamato effettivamente. Ebbene, il Vaticano è partito a dare la caccia ai gay, a cacciare i gay dalle sue strutture. Sono affari suoi, per carità, no, non me ne frega niente, però sta mascherando questo tipo di operazione come se fosse un'azione contro la pederastia. In realtà è un'azione proprio per salvaguardare la pederastia, non è un'azione contro la pederastia, è un'azione contro i gay. E un altro articolo che ho scaricato da internet, che è anche abbastanza chiaro, nel questionario che il Vaticano sta portando in giro per i seminari americani, quello che sta mettendo molta attenzione è sulle tendenze New Age di molti preti americani. Cioè in pratica molti preti americani, chiaramente il macellaio di Sodoma e Gomorra, il patto di Nazareth, gli stanno un pochino stretti, e ci sono tutta una serie di fughe proprio per interpretare in maniera diversa gli scritti della Bibbia e usarli in maniera diversa. Questo il Vaticano lo chiama New Age, per cui da un lato fa una guerra al suo interno rispetto a tendenze di chi non accetta la Bibbia letteralmente, dall'altra parte sta facendo una guerra alla società su due fronti, contro le religioni diverse dal cristianesimo e contro coloro che potrebbero avere dei diritti civili, e diritti civili che andrebbero a beneficio anche dell'infrastruttura sociale. Pertanto il Vaticano sta muovendo guerra feroce nei confronti della società civile. Una guerra feroce che troviamo battute al limite del demenziale, per esempio fatte dal nostro presidente del Senato, signor Pera. La nuova crociata di Pera, convertiamo i cannibali, da Repubblica del 24 settembre 2005. La nuova crociata di Pera, dopo le battaglie contro il meticciato, il presidente del Senato Marcello Pera propone all'Occidente una nuova missione, quella di convertire i cannibali. Cannibale è una metafora, ha detto ieri in una conferenza alla Georgia University di Washington, per coloro che rifiutano i nostri valori e sono nemici della democrazia e della libertà. Credo sarebbe opportuno convertirli come abbiamo fatto in passato con i fascisti, i nazisti, i comunisti. Per questo, ha aggiunto Pera, bisogna difendersi dai cannibali con tutti gli strumenti, in ultimo anche le forze. Cioè, è un'affermazione di una gravità allucinante, però chiaramente questo ti fa cascare anche qualcosa che hai sotto, perché in realtà siamo di fronte a un'incapacità etica, un'incapacità morale, a una incapacità di esporre dei principi o di avere dei principi, ma si tratta di attacchi alle
persone, attacchi alla struttura personale. Qui non si tratta di opporre un principio ad un altro principio. Il problema è che Pera non ha nessun principio da difendere se non il suo diritto di stuprare le persone. E siamo a questi livelli, cioè siamo a dei livelli di lavoro effettivamente becero. Cioè ti metto in galera, ti ammazzo, ti costringo in ginocchio, ti sgozzo perché tu non ti metti in ginocchio. Cioè questa è la concettualità che viene fuori da queste persone. Non hanno una visione della vita, una visione del futuro, un modo per cui noi affrontiamo la vita, come affrontiamo la vita, perché affrontiamo la vita. Cioè, non esiste questo in questi personaggi, esiste solo il concetto della galera, esiste solo il concetto del campo di sterminio, esiste solo il concetto della forza che distrugge l'uomo. Perché io sono il padrone, io sono portatore di valori, sì, ma quali valori tu hai? Io sono portatore di valori, ma quali valori tu hai? Io sono portatore di valori, ma quali valori tu hai, cazzo? È questo che è vergognoso. Visto che tu non accetti i miei valori, io ti ammazzo. Ricordate il pazzo di Nazareth? Portate qui i miei nemici e scozzateli, perché non si volevano mettere in ginocchio davanti a me. E questa è una traduzione pratica del principio del cristianesimo. E Piero lo sta dimostrando. Questa società non ha nessun valore che sia cristiano. A processo il giudice anticrocifisso. Il giudice di Camerino Macerata, noto per la sua battaglia anticrocifisso in nome della laicità dello Stato, Luigi Tosti, sarà processato proprio per il suo rifiuto di tenere udienze motivato dalla presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie o dall'impossibilità di esporre la menorà ebraica a fianco del simbolo cristiano. Il GIP del Tribunale dell'Aquila, infatti, ha disposto il giudizio immediato nei riguardi del giudice riminese per il reato di omissione di atti d'ufficio, insomma, per essersi indebitamente astenuto dal tenere l'udienza a causa della presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie. L'udienza è stata fissata dinanzi al Tribunale Penale dell'Aquila per il 18 novembre. La notizia della fissazione del giudizio immediato è stata confermata dallo stesso giudice Luigi Tosti. Il 18 novembre prossimo, ha detto il magistrato, dovrò entrare in un'aula giudiziaria non in qualità di dipendente dell'amministrazione giudiziaria, ma come utente, cioè come imputato. Dal momento però che si riproporrà la stessa identica questione, inoltre al Tribunale dell'Aquila, al Ministero della Grazia e Giustizia, la richiesta di rimuovere il simbolo religioso dalle aule giudiziarie. Tosti ha già preannunciato un duello giuridico appellandosi alla Costituzione. Si rifiuterà di entrare in aula qualora non sarà fatto rimuovere il crocifisso. Mi sembra francamente grottesco, ha affermato il giudice, dover essere giudicato oltretutto per fatti collegati proprio all'indebita presenza del crocifisso da giudici confessionali sovrastati da quel simbolo partigiano e che giudicano in nome del Dio dei cattolici. È da maggio che Tosti fa lo sciopero delle udienze a causa della questione del crocifisso nelle aule dei tribunali. In particolare, il giudice sostiene che lo Stato italiano da un lato impone il simbolo della religione cattolica violando il principio supremo di laicità e dall'altro respinge le sue richieste di esporre il candelabro a sette braccia ed essere violato. Ad essere violato, insiste, appellandosi all'articolo 3 della Costituzione, è quantomeno il sacrosanto diritto all'eguaglianza e alla non discriminazione a causa del credo religioso. In una lettera che si è conosciuta ieri, Tosti ha già denunciato il ministro della giustizia Roberto Castelli che nel suo tribunale si stava allestendo un'aula senza crocifisso da destinare a lui solo, il che, ha sostenuto ancora il magistrato, equivale all'allestimento di un'aula ghetto dove confinare il dipendente ebreo per motivi di discriminazione religiosa. Tosti, come noto, da anni si batte per eliminare i crocifissi dalle aule di tribunale. Dal Camerino Macerata, dove peraltro è stato protagonista anche del processo per invidia Hard, che si è concluso con la soluzione del professor Ezio Capizzano, il giudice si era fatto notare pure per la richiesta di rimozione del simbolo cristiano e da tutte le sezioni elettorali italiane, presentando ricorsi, rifiutandosi di votare e restituendo al presidente Carlo Zero Ciampi il suo certificato elettorale. Per cui il 18 novembre il giudice Tosti entrerà come imputato in tribunale per omissione di atti d'ufficio. Io ho parlato con il giudice Tosti perché mi ha telefonato quando ha letto su internet la pagina che avevo fatto in relazione alla sentenza del TAR del Veneto, una sentenza a dir poco delinquenziale, una sentenza criminale, una sentenza che viola tutti i diritti della convivenza civile, vigliacca, storicamente inesatta, offensiva, cioè una sentenza
offensiva per la struttura civile, la struttura etica morale e la stessa Costituzione della Repubblica Italiana. Una sentenza che può essere annoverata come un atto di terrorismo. Però, come sapete, tutte le sentenze sono modificabili, cioè sono emendabili dalle Corte Superiori. Pertanto, a me quella sentenza ha fatto veramente arrabbiare. E ne ho fatto una pagina internet proprio commentando quella sentenza e portando tutta una serie di dati storici a supporto delle mie osservazioni. Sto giudice Tosti ha letto questo pezzo in internet e mi ha telefonato mandandomi anche alcune sue sentenze, cioè alcune sentenze relative al discorso sul crocifisso, alcune cose fatte da altri tribunali, e che ho messo in internet anche queste, proprio a corollario di quanto dicevo. Io mi auguro che il giudice Tosti usi quel commento che io ho fatto relativo alla sentenza del Tribunale del TAR, perché effettivamente siamo di fronte a una questione assolutamente vergognosa. Cioè, il crocifisso rappresenta un'offesa alla società civile, rappresenta quello che vuole distruggere gli uomini, vuole stuprarli, vuole metterli in ginocchio, a differenza delle leggi dello Stato, che dicono che tutte le persone sono uguali sotto la legge. Cioè, noi abbiamo una Costituzione che dà delle garanzie giuridico e sociali alle persone. Cioè, praticamente le persone sotto questa Costituzione dovrebbero avere la certezza del loro diritto. Per contro, abbiamo delle persone che vogliono stuprare bambini, vogliono portare avanti attività delinquenziali, vogliono mettere in forse questo sistema sociale e giocano sull'ignoranza che vendono, impedendo alle persone di essere consapevoli della legge e di poter fare i ricorsi che vogliono fare, e nello stesso tempo pretendendo cose di cui non hanno diritto, come per esempio esporre il crocifisso. È un atto violento, è un atto di terrorismo, è un atto di assassinio delle persone, perché quell'uomo da maiale è uno che pretende di essere il padrone delle persone. Ma ci rendiamo conto? In un tribunale che deve giudicare sotto la logica della legge, noi si espone uno che pretende di essere il padrone delle persone e pretende di sgozzarle se quelle non si mettono in ginocchio. Ma siamo impazziti! Ricordatevi che questo atto dei magistrati fu uno degli atti di terrorismo più grossi e più grandi che la magistratura abbia fatto. Fu un atto di destabilizzazione delle istituzioni. E la maggior parte di quello che è il disagio sociale viene costruito proprio dai magistrati che vogliono che il crocifisso sia esposto, che vogliono costringere i bambini a inginocchio a pregare. È di un'enormità, è di una vigliaccheria. Significa violare tutte le leggi nazionali, significa insultare la Costituzione, significa insultare l'ABC della convivenza civile. E questo è grave. È di una gravità enorme. Cioè, Pisano può essere accusato di terrorismo perché usa la Polizia di Stato per costringere bambini in ginocchio, in quanto non perseguita coloro che espongono il crocifisso. Ed è un reato. Significa esaltazione di apologia di strage. Significa esaltazione del genocidio. Significa avallare tutto ciò che sono state le stragi nel corso della storia. Cioè, così. Io veramente sono, cioè io che ho vissuto tutta quella che è stata la storia degli anni 70, effettivamente queste cose mi lasciano estremamente perplesso, perché effettivamente, data una struttura giuridica, dati dei principi che dovevano essere manifestati nella società civile, qualcuno stupra le persone costringendole in ginocchio e si ritiene in diritto di farlo. E la magistratura se ne sbatte altamente con gli anzi, è complice. Perché quando uno come Ennio Fortuna va a esaltare il pazzo di Nazareth, perché dice, sai, quel processo forse bisognava... è squallido, è scorretto, è infame. Perché significa che tutte quelle cause che arriveranno a Ennio Fortuna, relative all'attività di terrorismo dei cattolici, lui le occulterà, lui le nasconderà, lui le metterà carte sotto carte, le insabbierà. Questo è criminale. E se non si riesce a comprendere questo, non si riesce nemmeno a comprendere quelli che sono i principi della giustizia sociale. E vabbè, con tre notizie di stampa mi sono già mangiato tutto il tempo, vero? Ma d'altronde
un certo punto, anche davanti a partiti politici che ormai praticano il fascismo, il nazismo, ma non il fascismo e il nazismo perché hanno l'ideologia del fascismo e del nazismo, no, anzi, qualcuno magari che chiama se stesso nazista merita anche rispetto, ma lo praticano proprio nel disprezzo della società, cioè nell'odio civile, e lo praticano usando il cattolicesimo. Uno come me negli anni 70 faceva il rivoluzionario della sinistra e aveva una certa concezione del marxismo. E oggi vede invece, oggi, ma anche allora tutto sommato, che gente come la Rifondazione Comunista, gente come il Partito dei Comunisti Italiani, praticano il cattolicesimo, non hanno nessun senso della società civile. Aiutano Wojtyla Ratzinger a stuprare bambini come se ciò fosse normale, naturale. Hanno un odio quello che è la vita sociale. Quando vede gente come DS aiutare tranquillamente Ratzinger, vedere la gente come. E vogliono discuterci contro gente che costringe le persone in ginocchio a pregare, come se ciò fosse normale, fa parte della politica, della vita civile. Oppure gente, non so, come Alleanza Nazionale, come Forza Italia, come la Lega, che ritengono un loro diritto far stuprare bambini, disprezzare quelle che sono la Costituzione. A un certo punto io mi chiedo, ma queste persone davvero pensano di guadagnarci qualcosa in tutto quello che fanno? Davvero pensano che l'odio sociale che manifestano attraverso le loro azioni le può portare alcuni frutti? Le può portare sì dei voti, ma per la disperazione che viene costruita all'interno del sistema sociale. Però oggi la disperazione, quello che c'è, la difficoltà di vivere, viene imputata ai partiti di questo governo. Domani la difficoltà di vivere sarà imputata agli altri partiti che avranno quel governo. Prima c'era un D'Alema, un Prodi al governo e si è imputata la difficoltà di vivere. E allora è andata su Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega. Adesso la difficoltà di vivere viene imputata all'Alleanza Nazionale, alla Lega, a Forza Italia. Domani sarà il contrario. Ma io mi chiedo, quali sono i valori sociali che muove un partito come Alleanza Nazionale, come Forza Italia, come IDS, come Rifondazione Comunista, come, non so, la Margherita? Dove sono i principi? Quali sono le direttive per cui la società possa andare avanti? Quando una società è economicamente in crisi, c'è una sola soluzione ed è la cultura. Solo la cultura può salvare, la cultura di massa, la cultura massiccia, la scuola, l'istruzione, può salvare una società da una crisi economica. Ed è solo la cultura ed è là che è da investire in maniera massiccia. Se non si comprende questo e si va a tagliare, significa che ci sono progetti diversi da quelli di costruire la società in cui viviamo. È vero, dei partiti politici non sono in grado spesso di governare un'economia, perché è vero che l'economia viene governata in buona parte dalla politica, però ha delle dinamiche proprie che spesso sfugge ai politici, anche perché ormai l'economia va a livello internazionale, c'è cioè il WTO, cioè ci sono tutta una serie di cose. Ma ciò che i politici devono fare è porre le condizioni per agguantare ogni occasione. E l'unica cosa che può agguantare ogni occasione del futuro è la cultura. Quando arriva l'uragano Caterina su New Orleans, Cuba è a merda, perché ha un'economia in merda, ha però migliaia di medici da mandare negli Stati Uniti. Certo, non saranno il più grande chirurgo del cuore, ma è tutta quella sanità che serve a livello di massa proprio a livello, in momenti di catastrofi. Cioè, un paese povero, un paese che ha delle difficoltà a livello economico, se un paese che ha una dignità sociale, che ha un senso della vita civile, della vita collettiva, ha
arma i propri cittadini, e per armare i propri cittadini c'è solo ed esclusivamente la cultura, 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 cultura. Ed è esattamente l'inverso del cattolicesimo, che deve costringere le persone ad essere ignoranti e stupide per trasformarle in bestiame da portare al macello. E allora, quando votate per questo o per quel partito, tenete presente questa situazione, perché noi abbiamo una vita relativa, i nostri figli ne hanno un'altra, la nostra società ne ha un'altra ancora. E adesso lascio stare la questione, le questioni della rassegna stampa, lo so, avrò un migliaio di articoli, ne ho fatti se no tre per fare questo discorso. Vuol dire che ho altri 50.000 discorsi da fare in seguito. Non rispondo al telefono finché non ho finito tutto quello che devo fare, e non so neanche quando riuscirò a finirlo. Va bene, parliamo un attimino degli dèi e prendiamoci un attimino dal tarotto. Vi ricordo sempre che non rispondo ai telefoni, ne ho lasciato uno acceso ma non collegato, ma non rispondo. Per cui è inutile neanche che tentate di telefonare.